Stato affibbiato questo Parma stasera di un Parmacinico. Insomma, Parmacinico, credo che sia stato un Parma che ci ha provato, ci ha creduto, quindi bravi ragazzi, perché oggi avevamo di fronte anche un avversario che non era facile, un cliente tosto, complicato e aver fatto 3 punti oggi è importante, quindi sono stati bravi. Due gol da due nuovi acquisti, questo è un buon segnale. Sì, è bene che se siamo capaci anche nel proseguo a spartirci un po' i gol e quindi a mettere tutti nel proprio bagaglio anche questa convinzione che si può fare gol se ci si mette di buzzo buono, come si dice, si va convinti in area con la cattiveria giusta. Erano 2 o 3 giorni che continuavo a martellare un po' Belfodil e Belfodil oggi ha fatto gol, mi fa piacere per lui, sono contento per lui, così come lo sono per Rosi che è entrato dopo, dando subito un impatto importante alla gara. Questo è un gruppo di ragazzi che sa e deve sapere che per tutti ci sarà spazio, ci sarà la possibilità e se l'interpretazione anche di quelli che giocheranno meno sarà positiva, allora ne trarremo dei vantaggi enormi. Dove può crescere però questa squadra? Ma crescere, ci sono tanti margini di miglioramento, ci sono possibilità di crescita per tutti, a livello individuale e quindi di conseguenza anche a livello collettivo, con la coscienza che ci sono tante buone qualità e su queste qualità bisogna lavorare per incrementarle ulteriormente. L'impressione vista da fuori così è che Belfodil abbia dato un riferimento importante alla squadra e all'attacco, alla manovra offensiva. Beh, è stato bravo anche Dorlan Pavon a girargli intorno. È un ragazzo che ancora deve capire un po' quelle che sono le dinamiche di un calcio nuovo per lui, quindi bisogna avere anche un po' di pazienza, però insomma, per quanto riguarda Belfodil, il fatto che abbia fatto gol oggi è sicuramente importante. C'è stato mister nel secondo tempo un calo di concentrazione, sembrava che insomma il Chievo potesse dare fastidio al Parma in più occasioni, l'ha preoccupata questo calo di concentrazione, se No, così si può definire. non lo definirei un calo di concentrazione, se non così un'eccessiva facilità nel sbagliare passaggi abbastanza semplici su appoggi che hanno dato poi là a qualche ripartenza del Chievo, ma soprattutto da situazioni abbastanza facili da leggere e da gestire, invece lì non siamo stati così lucidi e a volte ci siamo complicati la vita. Mister, adesso si pensa al Napoli, ma ci sono 15 giorni di tempo per lavorare con questo gruppo, un gruppo definito. Sì, ormai finalmente il mercato è finito, quindi abbiamo questi ragazzi a disposizione, sono contento di lavorare con questo materiale umano e quindi ci prepareremo al meglio. Mister, Rosi in panchina, c'è Rosi non in campo dal primo minuto, scelta tecnica o qualche residuo, diciamo, dalla prestazione non bella di Torino? Beh, ma se ragionassi sempre in funzione della prestazione più o meno buona di un altro giocatore, di un giocatore non sbaglierei a fare questo mestiere, quindi ci sono dei giocatori validi che possono essere alternative e se tutti quanti ragioniamo in questo modo, allora poi succede che un giocatore entra, interpreta la cosa bene e dà un impatto alla gara importante, come ha fatto lui facendo il secondo gol e chiudendo praticamente la partita, ma dobbiamo ragionare sempre pensando di avere 25 o 26 giocatori quanti sono che possono essere dei potenziali titolari. Morrone ha giocato pochissimo, oggi è entrato, ha giocato, quindi più chiaro di così credo che non ci sia. Prego. Ok. Grazie.